Fa poco caldo, direi, poco sudato, ma va bene. Bella ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kingstoni. Ed oggi siamo ritornati in un fantastico videovlog sul mio canale. Infatti, come al solito, quando prendo la videocamera e inizio da questa favolosa stanza il video in questo modo, io vado ad un evento della Sabri Gamer. Cosa strana non direi, perché in questo mese ne ho portato già uno, perché ho fatto l'evento a Benevento ed ora lo faccio di nuovo perché va a Salerno, Sabri viene a Salerno. Oggi è il 29 giugno, 21:15, e fa un caldo proprio bestiale, quindi lasciate un like per farmi un po' raffreddare. Ora sono venuto proprio qui per prendermi alcune cose per domani. Non chiedetemi perché io abbia degli occhialini da mare qui dentro. Dove sono? Eccoli qua, ce li ho sempre, ma non so perché. Ma ok, la brutta cosa è che non ho il ginger. Ok, non ho il ginger, domani devo comprarlo. Il computer mi ha lasciato purtroppo. Oh, si è acceso, ok, bene. Ed io ora vado a casa e ci vediamo direttamente più tardi o domani mattina. Buongiorno ragazzi, allora io sono pronto, il solito outfit da evento della Sabri, quindi tuta e maglia, molto molto originale direi. E sono le 9 del 30 giugno. Mi sono appena svegliato, quindi sono un po' stonato. Devo finire a preparare lo zainetto e piccola colazione con fantastico caffè. Cosa c'è di meglio la mattina di un caffè con acqua? Molto classico. E una fantastica puntata di How I Met Your Mother su Netflix prima di partire. Qualcosa di fantastico, quindi colazione veloce. E alle 8:20 devo scappare che c'è il treno, quindi no, veramente alle 9:20, meno male. Vabbè, comunque sono fuori di casa e quindi devo muovermi. Ed il fatto è che è tardissimo, quindi devo correre. Siamo arrivati in stazione, siamo arrivati molto prima. Pensavo che dovevo fare il biglietto e dovevo scappare, ma invece no. Invece c'è ancora molto tempo, quindi aspettare il treno. Mi siedo tranquillo, carico il telefono, scrocco la corrente dal treno e arrivo a Salerno. Poi non so che fare, quindi vi tengo aggiornati. Sono arrivato subito a Salerno in un batter d'occhio, ho risparmiato il solito viaggio visto che è la stessa cosa. Ora dobbiamo andare a chiedere informazioni per il pullman e abbiamo. Ed anche se il tempo è questo, si va. Speriamo che non piova però. Dopo infinite fermate, le cotoniere, ci siamo. Ora però prima vado a vedere com'è la situazione dentro e poi andremo a mangiare perché è mezzogiorno. Che bello. Inoltre sono anche molto chiari, guardate qui, ingresso. Ma ok, il muro, boh, non lo so. Sì, alla fine sono entrato, devo solo capire dove si svolge l'evento e basta. Intanto aspetto il cibo e si scrocca la corrente. Yes. Allora, ho pranzato, anche se sono le 11:30, ma vabbè, lasciamo stare. Ho trovato questo. Qui si farà l'evento e mi hanno dato anche la cartolina numero 38, ragazzi. Sono il 38esimo. Subito farò. Però poi prenderò un biglietto perché poi rimarrò qui fino alla fine, quindi non me ne andrò mai, non lascerò mai Sabrina. E in più, come sempre, per perdere tempo, supermercato, proprio per trovare i ginger magici che non trovo. Dove sono? Reparto bibite, e sono al reparto piscina, quindi io cerco. E poi ho trovato un bambino che vuole uccidere. Ora se lo trovo ve lo faccio vedere. E dovete sapere che l'evento inizia alle 5:30 e sono qui ed è mezzogiorno, quindi che farò? Non lo so. Quello del bambino che vuole uccidere, non so se vedete, ma vuole uccidere. Che vergogna. Reparto bibita, non c'è il ginger. Dove caspita lo trovo? Ecco il ginger. Ho trovato un'altra montagna di ginger. Tu sei mio di nuovo. Bene, bene, bene. Panchina tattica trovata, ci riposiamo un po'. E ora voglio dirvi di seguirmi su Instagram, questo è il mio nome. Ed ora saluterò le ultime 3 persone che mi hanno lasciato una notifica. Infatti saluto a voi di Chiara, Ops.Saras e Gabri7490. Un bacio a voi. Inoltre ho trovato già qualcuno di voi e mi chiamano in diretta, quindi mia mamma. Ma
Ma? Cioè vabbè, dopo la telefonata con mia madre stavo dicendo che già ho incontrato qualcuno di voi, mi ha salutato. Mi raccomando, le foto fatte insieme pubblicatele su Instagram, che lascerò un bel like. E come sempre, due bottiglie di ginger. Ragazzi, guardate che bestia, con un fantastico giochino che fa così. Guardate, lo risolverò? Penso proprio di no. Vabbè, ci provo, tanto tempo da perdere. È il bello che devo ricaricare il telefono al McDonald's, quindi devo tornare al McDonald's per scroccare corrente. Va bene, ok. Raga, allora, sabbia è arrivata, io sono andato sopra l'ultimo piano, quindi ho fatto proprio a correre perché logicamente ho detto dove può andare sabbia per non farsi vedere all'ultimo piano, ma forse mi sono sbagliato, infatti non l'ho trovata ancora. Ho chiesto a lei su Facebook e ha detto che ora va in direzione. Ma io non mi arrendo, la troverò e faremo qualcosa. Yeah. E dopo aver fatto 4 piani 24 volte sono andato anche fuori, non ho trovato la sabbia. Infatti sta mangiando. Papanco! Qui c'è proprio un'invasione, eh? Mamma mia, guardate qui quanti ce ne sono. E devono ancora arrivare, bellissimo. Sono arrivate le persone e sono anche tante. Io ho il numeretto, quindi aspetto. Facciamo un applauso! Oh. Il centro commerciale Le Cotoniere. Oh. È lieto di presentarvi la web star più star di the web. Oh. E lei. Oh. La più bella. La più bella. Nessuna di tipo da una letta a mezza, guarda, non lo so, ma sono qui di nuovo ad aspettare. Ultima persona. Con accento salernitano. Andate bene. Yatte. Ven. Ven. Si può dire andate via. Yatte ven. No, non è cinese. Non ho capito. Vai Sabri, vai! Com'è che era Yatte ven? Yatte ven, no, è tutto insieme. Ma io sono Brianzola, cos'è che ti parlo il salernese? Salernese! Ti ho detto che è salernese! Ma che da voi tu vuoi scoprire? Ma che come non ti ho firmato, amore? Vengo subito a firmarti! Ok ragazzi, allora siamo alle battute finali. Un grande ringraziamento va al centro commerciale Le Cotoniere. Oh la la, la sabbia la più bella.
scorta di ciliegie, io altro che. Ma tu mi fai la scorta. Vai dare i muscoli. Ma vai cagare. Ok, allora Sabrina se n'è andata, l'ho accompagnata con i bodyguard e ora sto tornando a casa. Quindi appena tornerò a casa vi devo dire alcune cose. Ok ragazzi, sono tornata a casa, mi vedete cambiato perché mi sono fatto una doccia, logicamente fa troppo caldo. Ora ho fatto lo shampoo, quindi sto un po' messo così. Ma principalmente devo togliermi i capelli perché faccio realmente un po' schifo. Seconda cosa, volevo ringraziarvi tutti voi. Oggi anche mi avete supportato tanto e quindi sono molto felice quando mi fermate e quando mi incontrate. Quindi realmente ragazzi, grazie, grazie mille per questo supporto. Inoltre voglio ringraziare Sabrina che mi ha permesso di fare le clip che avete visto. Visto che purtroppo lì non riuscivo a fare nulla, mi ha permesso, mi ha dato l'opportunità di fare un clip extra con lei. Quindi la ringrazio ed è sempre sempre la mia vita. Un bacio, un giorno verrò a Milano. Quando? Non lo so, ma ci sto pensando di fare una fuga da casa. Quindi mamma, tieniti pronta che scapperò. Ok ragazzi, il video di oggi può terminare qui. Mi raccomando, lasciate un bel like. Proviamo a raggiungere i 200 like per questo video, perché realmente ci tengo. Noi ci rivediamo mercoledì, lo giuro, porterò un nuovo video mercoledì. Ma questi giorni sono stato molto incasinato. E... ciao ragazzi!